due cose. Prima l'orario. In teoria l'orario era alle, doveva essere alle 4. Però dal momento che... No. Fammi fare un cappello introduttivo, così spiego. Doveva essere alle 4 come la maggior parte delle presentazioni, però se fosse stata alle 4 io stasera non sarei potuto stare in radio e quindi avrebbero dovuto cancellare Bologna. Ci tenevo tanto a venire a Bologna, quindi ho detto si fa un orario per il limite. E scusate anche per il ritardo del treno, ma tra di voi c'era una persona o un po' di ragazzi che dicevano ti prego fai un quarto d'ora di ritardo direttamente da Salem, comunque, cioè hanno portato sfiga alla grande, abbiamo fatto un minuto di ritardo, non so dove siano, comunque quando poi passate, e grazie a voi che il treno ha fatto tardi, scusate a tutti quanti gli altri, odio far aspettare, però adesso siamo qui, iniziamo. Iniziamo velocemente con la prima cosa per la quale siamo tutti qua, cioè sentire di che parla il libro, come nasce e qual è l'idea principale che ci vuoi raccontare. Allora, il libro nasce 9 anni fa, quando avevo 16 anni, che poi quella che è l'età del protagonista, che ho tenuto tale, mi andava che fosse un ragazzo, perché a 16 anni poi secondo me è l'età migliore per... perché tanto è un'età che o tutti stiamo per vivere, o abbiamo già vissuto, o comunque un'età che tutti ricordano benissimo. Io a 16 anni sognavo di scrivere, però allo stesso tempo ero sicuro che non avrei mai potuto fare quello che volevo. Il libro nasce proprio anche da questo, l'idea di cavalcando poi quello che è il claim, di dire di fronte alla fine, magari qualcuno di voi ora sta vivendo una sofferenza, comunque sta avendo un problema difficile. Il messaggio del libro è proprio da quel problema invece potete trarre la vostra forza, proprio quel problema può essere l'inizio di una cosa nuova. In questo caso, in questo libro, nemmeno la morte ha vittoria sulla vita del protagonista, anzi nel momento in cui, non è uno spoiler, nel momento in cui il protagonista all'inizio proprio del romanzo muore, è in quel momento che inizia la sua avventura, è in quel momento che lui trova cosa deve fare, è in quel momento che lui cercherà il suo assassino, tutto questo in un mondo magico che è quello dell'oltretomba. E insieme a questo, naturalmente, insieme alla fine, c'è l'inizio di un'amicizia. Io credo che da solo non sarei riuscito a ottenere nulla senza l'amicizia, senza l'amore dei nostri familiari o dei miei, credo anche voi dei vostri. Voglio dire, l'amicizia è quella sorta di affetto gratis che ti permette di avere una marcia in più. E sicuramente Daniel, che è il protagonista di questo libro, avrà una marcia in più grazie proprio all'amicizia e grazie anche alla sua voglia di uscire dagli schemi e cercare di capire come funziona questo mondo nuovo. Ero molto legato anche al concetto della morte, perché so cosa si prova quando una persona molto cara se ne va. E, è brutto, però allo stesso tempo quello che io penso è che sento molto più vicino mio zio, al quale ho dedicato questo libro, di quanto riesco a sentire alcune persone che invece sono vive, che a volte riescono ad essere di un distante pazzesco. E invece le persone che se ne vanno e che ti lasciano veramente un qualcosa di bello, poi veramente ti tira fuori quelle che per me sono 330 pagine di un sogno, e che quindi ringrazio mio zio e ringrazio tutte quante le persone che mi sono fatte.